Amici di FN, benvenuti alla prima puntata di Senti che Scoop, la trasmissione di scherzi quotidiani on the road. E benvenuti nella nostra piccola redazione abusiva, guardate quanti giornali dappertutto, perché noi qui stampiamo delle finte notizie sui quotidiani e poi li facciamo commentare alle persone. Veniamo tra di voi e voi commenterete questa notizia. Dove sei? Ah, là sopra! Ma quanti cameraman stanno qua dentro? E sempre uno che gira da tutte le parti. Comunque, amici di FN, come prima bufala, che faremo commentare come prima notizia, guardate, abbiamo fatto stampare un finto corriere e la notizia è questa. Tassa sui matrimoni, un nuovo balzello si abbatte sulle famiglie italiane, si pagherà in base agli anni di convivenza. Ma che bufala! Ma chissà che cosa diranno gli italiani? Ma... E ok, ci ha già chiamato Beppe Grillo che ci ha detto: è una roba pazzesca ragazzi, sta trasmissione sfonda! Ci ha chiamato anche Renzi che ha detto: è una cosa bella ragazzi, nella busta ci metto anche uno scherzo tipo questo. E poi ci ha chiamato Silvio che ha detto: mi consenta, beh, devi andare tra la gente. E allora io vado. Tassa sui matrimoni si pagherà in base agli anni di convivenza. Lei è sposato? Sì, anche divorziato. Ah, ma veramente, non è una battuta allora? Allora voi siete esentato. Veramente? Devi pagare mio marito a me? Sì, io sono sposato due volte, quindi dovrei pagare doppia tassa. State proprio inguaiato. Una tariffa stabilita annuale? Sì, una tariffa diciamo in base, sì, un 100 euro più o meno all'anno di forfettari. No, non sono d'accordo. Certo, come si fa mo? Ci dobbiamo separare. È una tragedia ancora di più. Una nuova tassa sul matrimoni si pagherà in base agli anni di convivenza. E siamo rovinati. E si paga 100 euro all'anno. Mo' divorzio, arrivederci. Abbiamo visto anche la catena qua. Ma questa è una catena d'amore o una catena? No, una catena che ci hanno rubato due biciclette. Scusate, ma siete sfortunate, la moglie se ne aiuta, la bicicletta ve l'hanno rubata, ma come dovete fare? Maggi! No, no, adesso sono felicemente sposato. Con Ornella. Ornella, salutiamo Ornella, Ornella. Ciao tesoro, se mi dovessi risposare sceglierei sempre te. Ma wow, questo è troppo bello, wow, veramente. Talmente tanta dolcezza che mi è venuto diabete, veramente. Oh, penso che sia una cosa, già siamo tassati di tasse, cioè troppo tasse. Abbiamo tante. Cosa vuoi dire a tua moglie? Cioè, ti sta guardando, canale 17, più N ti sta guardando. Io penso che se lei mi darebbe qualcosa di soldi, viste qua. Maggi! Più o meno si parla di 100 euro all'anno. Va bene, chiederemo un condono. Un bel condono. Mi hanno cacciato, mo sto a dormire nella macchina. Oh, ma proprio una cosa, una benedizione ci vuole veramente. Proprio dal Papa dobbiamo andare. Va bene. Buone cose, attenzione che mi fregano la bicicletta, noi facciamo andare. Arrivederci. Ma no, mi faccio una grattata, non so. Devo pagare obbligatorio questa tassa? Eh sì, pare proprio di sì, una nuova tassa, un nuovo balzello. Non basta quello che paghiamo. Che cosa vuoi dire a Maria su canale 17 più N? Maria, mettiamoci un attimo d'accordo, vediamo un po' dove, se questa tassa viene applicata, dove far uscire questi soldi. Perché poi come evasori no. Evasori matrimoniali no problem. So, la gente si sposerà con questa nuova tassa oppure no? Io penso che i matrimoni già sono pochi, perché purtroppo oggi per fortuna c'è la convivenza. Purtroppo per fortuna. Purtroppo c'è purtroppo. Sì, perché oggi uno non può nemmeno affrontare un matrimonio per le spese che troppe spese. Oggi non si può nemmeno più morire. Facciamo scusate amici, ma io non pago. Vi date un bacio davanti alle telecamere di PN. Questo è privacy. Scusate. Però si amano, mai divorziare. Come si chiama suo marito? Tommaso. Tommaso, come San Tommaso? Deve toccare, ma deve mettere mano a portafoglio. Sono 10 anni che ha toccato, ma oramai. Toccato che cosa, signore? Non ci faccia pensare male. Portafoglio per mantenere la famiglia, no? Tommaso ti toccherà pagare ancora. Bravo, Tommaso ti toccherà pagare ancora. E amore, paga, perché se no ci sta il divorzio. Eccoci qua, siamo ritornati nella nostra redazione abusiva di Senti che Scoop. Avete visto quante persone ci hanno creduto? Ma no, non è vero, non ci sarà nessuna tassa sul matrimonio. D'altronde un mio amico diceva che il matrimonio è l'unica guerra in cui si dorme con il nemico. E adesso però c'è una nuova rubrica che presentiamo. Ci colleghiamo con un inviato particolare, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
Eh sì, perché diciamo che sta cercando in giro per tutta Napoli dei talenti nascosti, delle persone che hanno delle particolari attitudini, che sanno magari ballare, imitare, cantare. Insomma, diamogli la linea, presidente. A voi la linea, presidente. Eccovi qui, sono il vostro presidente Aurelio De Laurentiis. Oggi siamo qui in mezzo alla gente con la nuova rubrica Napoletani Co-Talent. Tutti i napoletani che hanno il talento, li andiamo a scoprire. Oh, perché dobbiamo capire un attimo chi sa fare le cose, chi non le sa fare. Poi cerco qualche giocatore, qualche attore. Mi sa che qualcosa la trovo. Andiamo, Napoletani Co-Talent. Mazzateo. Abbiamo il signore, salve, lei come si chiama, scusi? Salvatore. Salvatore, noi stiamo cercando dei napoletani col talento. Lei il talento ce l'ha, che sa fare? Niente proprio. Questo sta che dorme da mattina a sera. Siccome io faccio ogni tanto le pernacchie, mi fa vedere una pernacchia come si fa a Napoli? Perché... Presidente. Ma faccia me. Ma questa è sfiatata, oh, ma che sei mangiato i fagioli? Io sono tifoso Napoli, attualmente la difesa va alla totta. Allora, questo è Pialbiol, diciamo, che mi ha dato 5 centesimi Pialbiol. Ho trovato anche due sposi che presumo, auguri, tifosi del Napoli. Certamente. Ma che, vi siete sposati allo stadio? No. Ah, vabbè. Fate un applauso agli sposi, fatelo, perché oh, ammazzate. Ma guarda sti calciatori del Napoli dove se vanno a allenare. Ma scusa, ma tu quale calciatore sei? Che non mi ricordo di te. Higuain. Ah, sei Higuain? Ammazza, sei diventato col capello più lungo, la barba te la sei tagliata, ti sei messo pure un po' di panza. Che ha fatto Higuain? La vita bella a Napoli. Hai capito? Oh, abbiamo una tifosa del Napoli, complimenti. Però lei è vestita rossa, mi sembra più del Genoa qui. No, sono del Napoli. Ecco, lei che c'ha dentro la busta? Mica c'ha le fotografie dei calciatori? Io ho il diritto d'immagine e mi devo cassa e fa foto ai calciatori. No, non ho nessuna fotografia. Noi stiamo cercando napoletani col talent. La saprebbe cantare la canzone Maradona e Meglio Pelé? In coro solo, perché sono... Vai, tutte e due vediamo. Ah, pure loro. Anche loro. Venite loro. Venite. Siamo pronti? 1, 2, 3. Maradona e Meglio Pelé. Complimenti, fatevi un applauso, manco un secchino d'oro. Ciao mamma. Ciao mamma. Mamma ti piglia a botte se ti sente cantare così. Ma lei come lavoro che fa, scusi? Qui a Piazza Municipio. Ah, sta qua a Piazza Municipio. È l'ora di spacco. Ah, ma cosa fa a Piazza Municipio? La metropolitana. Ma la state costruendo? La state cercando, ancora non ho capito. Stanno cercando. Stanno cercando, grazie, anche lei c'ha il talent. No, allora facciamo così, questo è Albiol e questo qua a Fernandez. Fernandez e Albiol, 15 centesimi. Esatto. Cioè, oltre a questo non vale. Io ho pagato i milioni questi, che fa? Me li trovo 15 centesimi. Devi spendere meglio, sai. Hai pure ragione. Vabbè, mi sono fatto una cosa dei sordi comunque. Grazie, arrivederci. Giocatore preferito? Higuain. Idem non gioca col Napoli, io conosco Higuain, ma Idem, fa la panchina Idem, perché non me lo ricordo. Con quale giocatore la faccio uscire? Higuain. Ok, allora caro Higuain, Gonzalo si chiama, no? Sì, detto anche il P? Il Pipita. Il Pipita, no? Del naso. Ah, c'è il naso a Pipita praticamente. Speriamo che c'ha solo il naso a Pipita, perché sennò rimane delusa lei. Eh sì. Se vuoi venire a giocare nel Napoli, ti devi allenare bene. Papà ti fa allenamento, ti fa giocare bene. Quanti palleggi si fa? Vediamo, va. Non più 10. Proviamo, fammi vedere se te posso portare. 1, 2, 3, 4. E ne palle proprio, ma andate a finire. Mi dica un Forza Napoli. Forza Napoli. Forza Napoli. Loro la prima notte di nozze la passano al San Paolo, è vero? Sì, è vero. Auguri ragazzi, bocca al lupo. È stata gentilissima. Vuoi lasciare una cosa dei soldi per Napoli? No, la ringrazio. Ah, vabbè, arrivederci, grazie, buonissima. Comunque, volevo salutare, diamo la linea allo studio perché la nostra trasmissione è finita. Volete salutare qualcuno? Sei bellissimo con questo naso. Sei paraculissima, complimenti, veramente. Devo dire, sono di Napoli, ma vi voglio in giro. Dite, linea allo studio. Linea allo studio. Linea allo con studio. La pernacchetta, volete. Grazie presidente, come direbbe Galeazzi, sono presidente medico, veramente eccezionale, bravissimo! E adesso invece ritorniamo di nuovo alle nostre interviste on the road. Si parla di diete, andremo tra la gente a domandare che tipo di diete fanno gli italiani. Oh, per esempio mi ha chiamato Vasco Rossi, gli ho domandato che dieta fai Vasco, lui mi ha detto oh io faccio la dieta delle erbe, pensa che dopo la dieta delle erbe io l'insalata non la mangio, la fumo, E allora non fate questa dieta di Vasco, ma andiamo tra le gente e andiamo a vedere che dieta fanno, ma via!
la notizia di oggi è che il 50% degli italiani sta dietro. Sì. Lei che cosa ne pensa? No, io ci ho rinunciato. Ma... basti, ci mo fa fa. Anzi, sì, da proprio, ma da tempo. E siamo qui con il signore? Io, Gaetano Danubio. Ah, vabbè, Danubio. Ah, sì. Come il fiume. Sempre il fiume, sì, lei, il fiume. Lei fa la dieta del fiume. Signor Torino, lo sa che lei assomiglia un po' a Peppino di Capri? Gliel'hanno mai detto? Come no? Siamo oltre che essere amici diretti. Ah, con Peppino? Un consiglio a tutte le persone che stanno facendo la dieta. Se avete bisogno, fate la dieta. Una ma sana. Socio dalle diete. Pure voi vi dissociate, voi? No, io li faccio, l'ho fatto. Oh. La dieta per un giorno, poi... Ah, la dieta per un giorno, cioè se fanno... Prendo, sì, ma... Voi iniziate e poi... Sì, e poi il giorno dopo mangio... Quindi, io faccio la dieta dopo mangiato. Dopo mangiato, voi quando avete finito di mangiare fate la dieta. Guarda che mi è successo. Lo so, mi dispiace, ma non è... Io non mangio per me, io mangio per lui. Perché c'avete un bimbo, praticamente. Sì, deve partire. Il primo signore incinta, praticamente. Ma Peppino di Capri, che lei conosce, è a dieta oppure no? Che lo vediamo sempre in forma, Peppino di Capri. No. Come lei, sempre preciso in forma. Assolutamente, non è a dieta. Ci manteniamo con la natura. Un amico mio ha fatto la dieta del fantino. Dopo tre giorni si è mangiato cavallo, però... No. Problemi suoi. Quella del minestrone, com'è? Sì. Com'è quella del minestrone? Bruttissima. Brutto. Ma viene pure l'uomo della Valle degli Orti, no? No, non vi. Ci ha detto magari venisse l'uomo della Valle. Ci regalava le verdure almeno. Ah. In bocca al lupo per chi insomma la fa e la porta a termine. In bocca al lupo, ma non troppo in bocca, perché se non mangiano questi qua. E se no si mangiano pure il lupo. Come si chiama la dieta che fai? Io che mangio pasta e fagioli. Guardi che i fagioli sono come gli amici, parlano dietro, glielo voglio dire, signor Danubio. Ma se va, aiutami! Lo dica un attimo, champagne, perché lei... Vuole dire champagne? Champagne, brindare. Fare un incontro. Allora, per fare la dieta, devi mangiare al minimo un pezzo di pane al giorno. Un pezzo di pane al giorno? Quattro piatti. Un pezzo di pane al giorno, togli il medico. Di torno. E l'amico mio pure lo sa, questo. Se bisogna fare la dieta, bisogna farla sana. Esattamente, sana e giusta, equilibrata, insomma. Complimenti per l'eleganza, la salutiamo. Tante cose. E saluti a Peppino. Grazie. Quattro piatti di spaghetti. Ma poco, una cosa così. Carna, quattro volte, sempre quattro volte al giorno. Tutto quattro volte al giorno. Di dopo. Vogliamo salutare tutti quanti gli amici e dare l'appuntamento alla prossima puntata? Ok, ciao, alla prossima puntata. Insieme al signore della valle. Degli orti. Degli orti. Bello magnà. Ciao, alla prossima. E siamo ritornati in studio, nel nostro studio abusivo di Senti che Scoop. Abbiamo scoperto che diete fanno gli italiani e con la dieta, abbiamo concluso la prima puntata. Amici, qui dobbiamo preparare anche la seconda, ci stiamo organizzando, ma l'appuntamento, vi raccomando, è sempre su Più N, domani alla stessa ora. Signori, Senti che Scoop!